Fa ancora discutere la rissa scoppiata sotto i portici di Palazzo Mezzanotte a Chieti, in piazza San Giustino, sabato pomeriggio, tra ragazzini con pugni, schiaffi, spintoni con una mazza da baseball e un sedicenne che è stato accoltellato al torace. Poi la fuga sul bus in direzione Pescara, ma sono stati già identificati dalla polizia 7 minori coinvolti nella rissa, tra cui anche l'accoltellatore. 4 di loro sono stati fermati proprio sull'autobus Chieti-Pescara mentre cercavano di scappare, e tra gli indagati ci sono anche delle ragazze. Ore contate per gli altri responsabili. I poliziotti stanno controllando anche le telecamere della zona per identificarli. A proposito di videosorveglianza, interviene il sindaco Ferrara, che condanna l'accaduto e fa il punto della situazione. Allora, intanto c'è da dire che tra Chieti e Chieti Scalo sono attualmente in funzione 20 telecamere che sono state in pratica acquisite secondo attraverso un progetto chiamato Scuole Sicure della precedente amministrazione. Queste 20 telecamere afferiscono immagini ad un terminale che per motivi di privacy può guardare, può essere osservato solo dal comando dei vigili urbani. Altre telecamere stanno per arrivare per un progetto che abbiamo vinto presso la prefettura dell'Aquila e che serviranno per la movida violenta. Quindi saranno 6 telecamere che saranno piazzate proprio nei luoghi della movida. Sono di ultima generazione che riescono a leggere anche la targa delle macchine. Per quanto riguarda Piazza San Giustino, faremo un capitolo di bilancio per la sicurezza proprio a parte, per acquisire nuove telecamere nel momento in cui la piazza sarà riconsegnata ai cittadini. Sindaco, si cercano nuove risorse? Beh, certamente sì, adesso con il dissesto e con l'arrivo dei commissari, anzi oggi comunico alla cittadinanza che oggi arriveranno e si insedieranno i 3 commissari prefettizi che inizieranno a studiare tutte le carte inerenti alla massa passiva debitoria del comune per poi confrontarsi con i creditori. Noi governeremo la ordinaria amministrazione e il proseguimento dei lavori e dei grandi progetti con i fondi del PNRR, e tutto quello che occorrerà per la città ovviamente creeremo di volta in volta dei fondi per venire incontro alle esigenze quando si presenteranno.